È una squadra Conegliano che ha imparato a saper vincere e magari anche nelle serate un po' così di tirar fuori dal fondo del barile tutte le energie, la qualità, la classe per poter poi dopo piazzare la zampata vincente, che è un po' quello che è successo nel terzo set questa sera, no? Sotto con Vallefoglia, con la Matricola neopromossa che aveva l'opportunità di andare al quarto set, poi dopo insomma ci hanno pensato le grandi giocatrici che come sempre in queste circostanze fanno la differenza alla fine delle partite, no? Come Paola Egonu, come Volosh, come De Cruyff e del resto non a caso ne abbiamo prese anche noi due di campionesse, no? Per commentare la pallavolo. Tra l'altro perfettamente assortite, no? Palleggiatrice e schiacciatrice. Una di quelle che hai citato poco fa, ci sta ascoltando Roberto Prini, una di quelle che fa la differenza anche in finale di Champions League, vero Federica Lodi? Non sei tu evidentemente. No, non sono io, confermo assolutamente. Paola, beh, insomma, anche questa sera è arrivato un altro successo per la vostra squadra, però lo dicevano anche dallo studio. Avete trovato un'avversaria che ha onorato questo match. Assolutamente, complimenti a Vallefoglia perché ha fatto veramente una bella partita. Credo che noi possiamo solo crescere, nel senso, credo fossimo molto emozionate per il fatto di giocare al Pallaverde dopo 2 anni con il nostro pubblico e tifo, quindi diciamo che siamo partite molto tese, avevamo tanta voglia di far bene, però con troppa foga veniva un po' un casino, però siamo riuscite comunque a mantenere la concentrazione perché non è semplice quando ti trovi in queste situazioni, quindi sono fiera della mia squadra e sono sicura che dalle prossime partite un po' il livello sarà solo superiore. Paola, poi insomma hai citato il pubblico ed effettivamente ritrovarlo così, il vostro, perché avete già giocato davanti al pubblico, che non ha potuto festeggiare tutti i vostri successi, che effetto fa? Come ho detto prima, è emozionante, come tornare a giocare per la prima volta col pubblico dove ti tremano le gambe. Sono molto felice di aver vinto questa partita con il nostro pubblico e spero di renderli fieri insieme a tutte le altre durante questo campionato.